Ciao, oggi parliamo di pannelli fotovoltaici. Vediamo come testarne la reale potenza per evitare fregature. Oramai siamo nell'era del boom dei pannelli fotovoltaici. Ne troviamo in commercio di ogni tipo, misura e prezzo. A volte li acquistiamo per piccoli utilizzi, non per installarli sul tetto. Purtroppo negli ultimi anni, soprattutto i venditori cinesi, ci hanno abituato a vedere molto spesso, sugli oggetti che compriamo, dati tecnici un po' gonfiati, che a volte arrivano a rasentare il ridicolo. Nel caso di pannelli fotovoltaici, il dato più semplice da leggere per un comune utilizzatore sono i watt, cioè la tensione massima erogata dal pannello, espressa in volt, per la corrente massima prodotta, espressa in ampere. Ebbene, essendo la voce watt quella più facilmente riconosciuta, molto spesso viene un po' pompata, diciamo così. Quindi al compratore sorge spontanea una domanda: ma come faccio a verificare se i watt indicati sono reali o truffaldini? Ultimamente ho visto un video su YouTube che mi ha fatto rabbrividire. Collegavano una lampadina alogena per auto da 50 watt ad un pannello fotovoltaico di medie dimensioni in pieno sole. Questa si accendeva, quindi il pannello erogava 50 watt. Niente di più sbagliato. In questo modo non capiamo niente. Se eroga 20 watt o 100, la lampadina si accenderà comunque. Ci sono metodi abbastanza semplici per eseguire un test un po' più scientifico sulla reale potenza erogata. Faccio un esempio pratico. Qualche giorno fa ho acquistato 3 pannelli abbastanza economici di provenienza cinese, come tra l'altro l'80% di quelli in circolazione. La scheda tecnica già in partenza riportava palesemente cifre errate. Se la tensione massima dichiarata è 17,5 V e la corrente massima è 1,71 A, è impossibile che riescano a soddisfare 40 W di consumo, anche nelle migliori delle ipotesi. Moltiplicando tensione per corrente abbiamo 30 watt, non 40. Comunque, cosciente del fatto che sono pannelli economici, li ho acquistati ugualmente. Ho scoperto poi che sullo scatolo c'è riportata una parolina in più, che servirebbe a giustificare la bufala di 40 watt. C'è scritto che i 40 watt sono di picco, cioè che forse in una remota quanto improbabile situazione astrale il pannello potrebbe arrivare anche a soddisfare i 40 watt. Moh! Comunque, il furbo venditore, nella descrizione dell'oggetto, ha pensato bene di togliere la parola di picco. Ma passiamo a vedere in che modo possiamo testare seriamente la resa di un pannello. Potremmo collegarci un carico, come una lampada della stessa tensione del pannello, poi usando fili spessi e corti, misurare con due tester sia la tensione che la corrente passante. Sarebbe consigliabile usare due tester contemporaneamente invece di uno per fare la misurazione in un preciso momento, perché la resa di un pannello può variare da un secondo all'altro, basta anche solo il passaggio di una velatura nel cielo. Un metodo sicuramente più comodo è attraverso l'utilizzo di un carico fittizio che faccia anche misurazioni precise. Io da circa 2 anni uso questo dispositivo e mi trovo benissimo, lascio il link in descrizione. Vediamo come usarlo nel nostro caso. Mettiamo il pannello in pieno sole, deve essere rivolto verso il sole, inclinato in modo che sia perpendicolare a questo. Colleghiamo il nostro dispositivo misuratore ai due poli, positivo e negativo, del pannello. Quando il carico del dispositivo è a zero, possiamo leggere la tensione a vuoto del pannello fotovoltaico. Quando ruotiamo a destra il primo potenziometro, iniziamo ad applicare un carico al pannello, cioè è come se accendessimo una lampadina regolandone la potenza. Possiamo alzare il carico fino a portare la corrente, espressa in ampere, vicino al limite massimo riportato nelle caratteristiche tecniche del pannello, nel mio caso 1,71 A. La tensione scenderà, ma deve rimanere entro il valore nominale del pannello, nel mio caso trattasi di pannelli da 12 V nominali. Questo dispositivo di misurazione mi fornisce anche altre informazioni in tempo reale, ad esempio i watt consumati dal carico fittizio, per evitare di fare ogni volta le moltiplicazioni. Infatti, dalle prime misurazioni effettuate, il pannello è arrivato al massimo vicino ai 30 watt. Anche considerando che questa misurazione l'ho fatta alla fine di gennaio, alle 11 circa del mattino, non penso che questo pannello potrà mai arrivare a 40 watt, anche nella migliore giornata d'estate. Dopo questo test preliminare posso installare il pannello dove serve per il mio progetto. Posso stare tranquillo che funziona correttamente ed almeno 30 watt li fornirà, sempre nella situazione migliore del sole. Se in un test il pannello dovesse fornire molta meno potenza di quella dichiarata, potrebbe essere danneggiato o una truffa, quindi forse è meglio farsi rimborsare.
Naturalmente un carico fittizio può essere usato in tanti ambiti differenti, non solo per i pannelli fotovoltaici. In commercio ne esistono diversi modelli con varie potenze. Quello che ho usato io può gestire un carico piccolo. Nella descrizione ti lascio anche link a modelli più potenti. Nella speranza che questo video sia stato utile, ti saluto. Ciao, al prossimo video!